Nuovo appuntamento SOS Arezzo TV, via Buonconte da Montefeltro, puntata 3. Buonasera Beppe Marconi. Ciao. Ormai è una zona questa che ci siamo stati per la siamo stati quest'estate qua per il problema di cui parleremo tra poco. Ci siamo ritornati la seconda volta e poi siamo andati anche qui vicino a fare quella discarichetta a cielo aperto l'altra settimana. Esatto. Siamo tornati qua di nuovo perché intanto siamo lungo questo rettilineo via Buonconte da Montefeltro, o ci hanno ascoltato oppure ci hanno letto nel pensiero, o forse qualcuno aveva chiesto il taglio dell'erba qui lungo la strada, che era pericolosa e non si vedeva quasi niente. O forse qualcuno, avendo visto la trasmissione, è venuto qui, ha pulito in modo tale che noi tornassimo per vedere effettivamente perché ora si vede in diretta. Eh sì. Oltre che vedere, sente anche molto odore. Noi lo sentiamo. Molto odore, che loro non sentono. Ora si vede ancora meglio questo scarico che arriva da qualche parte e che è uno scarico da un odore nauseabondo. Bravo. E qui qualcuno, insomma, hanno fatto evidentemente qualche, come dicevamo le altre volte, delle abitazioni senza pensare però alla, poi alla depurazione. Bravo, esatto, viene scaricato direttamente in fogna. E vabbè, meno male che è piovuto abbastanza, qualche temporale forte è venuto. E un po' di pulizia l'ha data, ma nonostante questo il tanfo è sempre indescrivibile. Vabbè, fuori detto io, sarà stato qualcuno che dice, ma visto che loro si interessano, puliamoli per bene, così lo vedono, perché prima l'acqua passava a mezzo all'erba e non si vedeva. Ora si nota. Ora si vede veramente bene questo schifo. Però in questi casi, sì. Poniamo il caso, è sicuramente così, che sono state fatte le abitazioni non so dove, che appunto non c'è la depurazione, scaricano direttamente in fogna, il comune cosa può fare? No, il comune cosa doveva fare? Cosa doveva? Doveva dare l'abitabilità. E per rimediare ora? Deve essere un problema. Cioè non può imporre a queste abitazioni di... Volendo sì. Volendolo può fare. Volendolo può fare, perché ad esempio qui più avanti al Busone, non è... Fagata, no, dove? Qui più avanti, prima di Tregozzano, c'era una lottizzazione privata che scaricava direttamente, dopo diverso tempo e dopo aver visto le problematiche che si creavano, gli ha imposto la creazione del depuratore. E quindi penso che lo potrebbe fare anche qui, in modo tale da evitare questo brobio. Anche vicino a Quagata so che c'è una situazione di sì. Questo tipo. Andiamoci, vediamo un po'. Capito? Quindi, perché altrimenti possiamo dire che siamo nella merda. No. No, questi effluvi che vengono fuori. Ora, è vero che questa non è una strada da passeggio, ma noi ci veniamo per farvelo vedere. Anzi, è molto pericoloso. È pericolosissimo stare qui, anzi, vediamo di farla anche breve prima di essere falciati. Ma quindi non è che la gente qui passa, ovviamente sente questo odore, però. Questi scarichi poi dove vanno a finire? Perché ora che c'è l'acqua piovana anche un po', sta scorrendo verso qui sinistra, dove va a finire? Non lo so, sicuramente dovrebbe attraversare la strada a un certo punto, a un certo livello e poi andare giù verso i fiumiciattoli che ci sono. E questo va via così, attraverso un fiumiciattolo, attraverso un fosso abbastanza più grande di questo. Boh, chi lo sa dove va a finire, sinceramente non lo so. Perché la traiettoria insomma è giù e però è pieno, vedi? Sì. Forse completamente pieno. Comunque ora non si può dire che non si veda, quindi ora si vede bene e quindi non ci sono neanche più giustificazioni. Bravo, chi è l'assessore all'ambiente del Comune d'Arezzo? Sacchetti, scusi, qui siamo sempre sbagliati con questi sacchi, nel senso sacchetti perché c'era stata anche la cosa dei sacchetti, ti ricordi quest'estate la storia dei sacchetti, da qualche mese fa, dei sacchetti della differenziata, allora ho confuso. No, diciamogli che forse è il caso di intervenire, fare dei sopralluoghi e trovare una soluzione a questo veramente obbrobrio. Eh sì, e quindi insomma via Buonconte da Montefeltro c'è questo scarico. Discarica, c'è l'aperta. Eh sì, con questi odori e anche con tutte le sostanze che non essendo depurate, qualunque esse siano, finiscono direttamente in fuori. Esatto. E allora vediamo di risolverlo. Ora una parte è stata risolta tagliando l'erba, vediamo anche di risolvere questa. Magari andremo anche a trovarlo l'assessore. Perché no? Perché magari non lo sa perché no? E lo informiamo noi. Va bene, volentieri. Ciao. Ciao.